Buonasera. Ha suscitato qualche polemica via social l'intervento di questi giorni in Viale Cilea, dove sono stati tagliati diversi alberi che si trovavano a lato della strada. Come affermato dal sindaco in risposta ad alcuni commenti social, l'intervento è legato al rifacimento del marciapiede e gli alberi tagliati verranno sostituiti con piante giovani. Sono state 9 le sedute del Consiglio Comunale durante il 2023, sedute durante le quali sono state discusse 57 delibere e 4 ordini del giorno ed è stata data risposta a 19 interrogazioni. Il presidente del Consiglio Comunale, Luca Caselli, fa il punto sui lavori dell'anno appena terminato. Al nostro microfono. Presidente, sono dei numeri che danno il senso di un attaccamento alle sedute del Consiglio Comunale, quelli che sono stati resi noti per il 2023. Quale può essere il suo commento? Ma sì, tante presenze, tanta partecipazione ai lavori consigliari. Ovviamente il Consiglio Comunale non si occupa di tutti gli atti del Comune, perché altrimenti si occupa dei più importanti, questo per legge. Però c'è stata una presenza, diciamo, molto costante dei consiglieri comunali, quasi tutti, qualcuno no, però insomma in generale posso essere soddisfatto. Questo grazie anche al regolamento che abbiamo approvato nel 2020, in questo siamo stati precursori, ma l'ho fortemente voluto perché credo che nel 2024 oramai sia necessario averlo, di poter fare il consiglio sia in modalità da remoto che in modalità mista. Oggi lo facciamo in modalità mista, in modo che i consiglieri che magari sono indisposti, non possono esserci, sono fuori Sassuolo per lavoro, eccetera, quindi sono giustificati, possano videocollegarsi con la sala consigliare. Questo aiuta anche ad avere più presenza. È giusto ed è vero che le sedute siano un po' meno e solo riservate alle cose più importanti, anche perché adesso la giunta comunale lavora quasi su tutto. Sì, beh, diciamo che è così da almeno 30 anni, nel senso che dopo la riforma Bassanini comunque gli atti più importanti passano dal Consiglio Comunale, ma tutti gli atti comunali passano o dai dirigenti, vengono approvati, sono le determine dirigenziali, o sono delibere di giunta. Quindi sostanzialmente noi ci occupiamo di regolamenti, di atti fondamentali come gli atti urbanistici, eccetera, e poi ci sono le interrogazioni dell'opposizione e l'ordine del giorno. Questo non vuol dire che il Consiglio Comunale sia svuotato di poteri, anzi il Consiglio Comunale ha lavorato in maniera costante, attenta e diciamo con regolarità per tutto il 2023. Quest'anno è l'anno delle elezioni, quindi lavoreremo fino ad aprile e poi dopo il Consiglio si scioglierà e daremo la parola agli elettori per scegliere il nuovo Consiglio. In vista del giorno della memoria, il liceo Formigini organizza per la mattina di venerdì un incontro con Lello Della Riccia, sopravvissuto alla Shoah. All'iniziativa prenderanno parte gli alunni delle classi quinte, che potranno ascoltare la testimonianza di Lello Della Riccia e dialogare con lui. E ora passiamo allo sport. Vis Academy Sassuolo, società nata nel 2013 e che conta poco più di 200 tesserati, si prepara a partecipare per la prima volta nella sua storia al campionato italiano di Serie A2, organizzato dalla Federazione Ginnastica d'Italia. La squadra sassolese, sabato 3 febbraio, sarà impegnata nella tappa di Montichiari, in provincia di Brescia, con una formazione composta da Angela Guerzoni, Matilde Bertogli, Caterina Gaddi, Maria Sole Matteini, Martina Baldi, Maria Sole D'Alterio ed Emma Giubbotti. Il Sassuolo Primavera esulta allo Stadio Ricci. Ieri i giovani neroverdi hanno chiuso il girone d'andata ritrovando una vittoria che mancava da 4 giornate. I sassolesi hanno superato il rimonta l'Empoli con il risultato di 4-1, salendo a quota 29 punti. I ragazzi di Mister Bigica agganciano così il quinto posto in classifica.
Grazie per essere rimasti con noi anche oggi. L'appuntamento, come sempre, è a domani. Buona serata.